an das deutsche Volk. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo su Enzo Fairon 4 con Great War Mod. Siamo con l'impero tedesco. Un mio iscritto, Permator97, che ringrazio moltissimo, mi ha detto che c'erano alcune colonie, come dire, in Papua Guinea, queste parti qua. E aveva effettivamente ragione, perché io veramente non me ne ero proprio accorto, cioè non ci ho neanche fatto caso. Infatti, infatti adesso mi sto ricordando che ci sono in effetti alcune colonie. Lo ringrazio moltissimo per avermi dato una mano a ricordarmi, perché veramente non ci avevo fatto proprio caso. Quindi adesso siamo altre 30 divisioni. Poi quante divisioni ci sono? Sono 36. E non sono tantissime però. Ok, qua abbiamo fatto. Bene, andiamo avanti. Attenzione. L'Italia ha fatto una pace bianca in cui si è presa la Libia e il Dodecanese, bene. Quindi è comunque stata vittoriosa. Anche perché poi gli ottomani stanno facendo una prima guerra balcanica. Quindi, come potete vedere, cioè, sta perdendo più o meno su tutti i fronti. In questo caso contro la Grecia, Serbia, Montenegro e Bulgaria. Ok, politica antifrancese, facciamo anche una politica, come dire, contro i russi, antirussa. Abbiamo un altro porto, vabbè, usiamo per fare bu. Facciamo i sottomarini. Ok, qua stiamo costruendo. Perfetto, abbiamo alcuni ussari, saranno molto utili alla nostra causa. Facciamo anche questo. Da qua, chi ci sono? Ok. Perfetto. No, non possiamo, che palle. Ok. Vabbè, li do a lui. È morto un imperatore, non l'ho visto qua, mi sono scordato. Siamo nel 1912, vabbè, aspettiamo ancora. Qua invece come va? Qua abbiamo fatto tutto. Ok, facciamo questo. Poi andiamo qua. Abbiamo città più 4. Vabbè, andiamo qua e facciamo questo. Va bene. Allora, abbiamo fatto qua altre divisioni, quindi le mettiamo da loro. Perfetto. Come si chiamava? Lasciamo sta. Più
sono 29, sono 19. Forse meglio se li aggiungiamo qua. Sono un po' pochi. Ok, adesso possiamo mettere una mina di fronte. Perfetto. Facciamo neanche. Vabbè, basta così. Perfetto, molto molto bene. Abbiamo preparato i nostri uomini. Stiamo costruendo. Oddio, hanno quasi finito. Bene, bene, dai. Ringrazio ancora Benedetto 97. Benedetto 97 che mi ha dato una grande mano. Che veramente mi ero dimenticato che avevamo dei necromorni qui. Non ci avevo proprio fatto caso. Adesso che stiamo difendendo un po'. Invece qua ce ne sono 7. Va bene ragazzi, amore, intanto aspettate, facciamo queste infrastrutture. Ho parlato un chia, sta prendendo in un modo assurdo. Questo. Qua abbiamo costruito le trincee. Qua la situazione va meglio. Quindi costruiamone altre due qua. Poi mettiamo tutti questi, queste difese. Perfetto. Non ci vuole niente a costruirli. Perfetto, adesso andiamo qua, facciamo questo. Molto bene ragazzi. Allora, ci vediamo quando, come dire, succederà qualcosa, perché in questo momento è un lungo periodo di pace. Eccoci qua. Siamo il 31 maggio del 1914. Gli ottomani hanno conquistato tutto, pure la Serbia. E adesso mi viene un dubbio. Il mio dubbio è: mo chi sparerà? Perché chi, come scoppierà la guerra? Perché non saprei. Cioè, dice fai una politica anti, cioè contro la Serbia, ma la Serbia non esiste più, è stata conquistata dagli ottomani. Ma non so se dovrà andare proprio così, però cioè nel gioco, non so se deve andare proprio così nel gioco, voglio dire. Comunque ho iscritto tutto, abbiamo 45 per uomini, cioè divisioni. Qua sto costruendo tutto e di più, perché vuol dire che poi mi attaccano proprio ora, quindi non si sa mai. Qua abbiamo protetto tutto proprio, sì. Che abbiamo completato completamente tutto, tutti gli advisor, tutto quello che ci serve. Abbiamo le maschere antigas. Ok, siamo pronti per la guerra, penso, più o meno, dai. Qua faremo un'altra mina di fronte, che prenderò i migliori, proprio i soldati migliori che ho, questi qua, tipo. Vorrei aggiungere qualcos'altro. Aggiungiamo un'altra squadra. Vabbè, come infrastrutture va bene. Togliamo.
abbiamo 100 fabbriche. Tra, cioè, 100 fabbriche tra le militari, i porti e tutto. Signore, prepariamoci per la guerra. E come fatti amica la Bungheria. So che la Bungheria non esiste. Vabbè, prepariamoci per la guerra. È inevitabile ormai. Prendiamo il migliore, vediamo. Vabbè, facciamo te tanto. Ok. Perfetto. Andiamo qua. Aumentiamo questo, facciamo finalmente delle motorizzate finalmente. Quindi non solo la cavalleria, abbiamo anche alcuni camion, ecco, tra virgolette, cioè non tra virgolette, sono proprio dei camion. Aggiungiamo anche i mezzeppelin. Vediamo se si possono unire così. No, vabbè. Li dobbiamo mettere il più possibile. Guardate quante divisioni, madonna. Cosa il primo della Romania. So che la Romania. Ah no, ecco qua la Romania, non l'ho vista. Pensavo che anche questa era partecipata alla guerra balcanica. Ok, ok. Andiamo qua. Creiamo un nuovo cannone. Allora, facciamo questi equipment effort. Forse la guerra, ma prima questa prima guerra mondiale potrebbe scoppiare con l'Austria che dichiara guerra agli ottomani. Ok, abbiamo quasi finito quest'anno, insomma. Ora che sarà in 1915, stoppo il video, anche perché è durato fin troppo. È durato fin troppo questo video. Noi intanto ci prepariamo per la guerra, perché ormai, cioè, è inevitabile che scoppi. Però noi dobbiamo essere preparati, perché altrimenti sarà una fine per tutti noi. Quello che possiamo fare adesso è... Ecco. Ok, abbiamo fatto l'equipment effort. Potremmo iniziare già con questo? No. Allora, ok, posso migliorare. Cosa facciamo? Allora, migliamo la difesa o creiamo una nuova arma? Ma io direi di creare nuove armi, che è molto interessante. Va bene ragazzi, allora, per questo video è tutto. Grazie per aver visto questo video, in caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate, condividete, soprattutto commentate perché per darmi nuovi consigli oppure sul piano da attuare. Io come prima cosa spero che in Italia diventi mio alleato. Non so come potrebbe scoppiare questa guerra, perché la sarebbe ovviamente stata conquistata. Forse ci sarà una guerra tra Turchia e Austria.
ha vinto qui la Cina. Stiamo iniziando a difendere le nostre colonie. Grazie ancora a Benedetto 97 per avermi dato questo importante consiglio, perché mi ero completamente dimenticato di queste colonie, che non so cosa ci forniscono esattamente, forse niente proprio, però vabbè. E questo è stato più un episodio tranquillo, perché noi non abbiamo fatto più o meno niente. Sono stati più Italia, gli ottomani che hanno vinto la prima guerra balcanica, e in questo caso potrebbe essere anche l'unica. L'Italia ha vinto contro gli ottomani, qua ha vinto la Repubblica della Cina e anche qua ha vinto l'opposizione, però sembra che sia è morto anche il capo di questi de, di questo partito qui. Quindi la situazione sta cambiando. E quindi ragazzi, abbiamo creato anche nuove divisioni, nuovi uomini. Come potete vedere abbiamo molti fronti. Abbiamo creato una full back line qui su tutto questo confine, perché potrebbero anche farci un D-Day. Penso che ho fatto, come dire, una specie di aggiornamento. Ho ricambiato tutti i nomi qui. Aggiungerò, cioè, adesso ho tanti uomini per le colonie in Africa e altri per la Danimarca. Grazie a tutti per aver visto questo video e niente. Ciao ragazzi.